Amici pescatori e benvenuti in questa nuova puntata di Passione Carp Fishing. È primavera, ci troviamo nella stagione della frega, quindi ci viene un po' difficile riuscire a catturare qualche carpa in questo periodo, ma con le giuste accortezze, dando anche uno sguardo al nostro specchio d'acqua, vedendo qualche salto, vedendo qualche bolla, riusciamo a intercettare le loro rotte di pascolo. Adesso noi stiamo praticando il feeder fishing. Il feeder fishing, una tecnica completamente diversa dal carp fishing, ma che in questo momento io penso che sia una tecnica che ci può regalare grandissime, grandissime soddisfazioni per quanto riguarda le catture di carpe. Adesso voglio illustrarvi un filo che l'azienda Asso mi ha gentilmente mandato. Questo filo risulta completamente invisibile alla nostra preda e può essere usato come un mainline in caso di pesca in superficie, oppure può essere usato come un hook link per quanto riguarda il terminale, un filo che ci permette di far galleggiare tranquillamente la nostra esca.
due partenze ravvicinate, pensavo fossero carpe, invece no, storioni. Storioni che hanno messo a dura prova il mio filo. C'è un combattimento abbastanza lungo c'è stato con il primo pesce, ma sono riuscito a portarlo al guadino tranquillamente senza nessun tipo di problema. Ho pescato con il Method, con un po' di pastore sul Method, ma non ho messo la mia esca sopra. Volevo pescare un po', diciamo, un po' staccato dal fondo. E oltre al filo, va bene, in questione, ho messo una piccola pop-up per, diciamo, per ingannare la mia preda. E posso dire che ha funzionato benissimo. Stavo per chiudere, stavo per andare via, all'improvviso provo a calare la mia canna vicino alla sponda, circa un paio di metri, un po' di pastura e subito boom, la canna è subito partita, ci ha messo veramente un secondo. Il combattimento è stato breve, pensavo infatti di aver preso una carpa di taglia media, diciamo, invece no, invece mi sono sbagliato e ho portato questo esemplare che adesso vi farò vedere. È stata veramente una bellissima cattura. Stupenda, bellissima. Adesso la rilasciamo. Okay. Che dire, il filo si è comportato veramente bene. L'ho testato sul feeder fishing e mi ha lasciato veramente senza parole. Quindi vi posso garantire che può essere usato sia per il carp fishing ma anche per quest'ultimo. Tantissime catture, storioni, carpe anche di buona taglia. E che dire, questo filo mi ha veramente stupito. Ve lo consiglio, guardate, è utilissimo sia per il carp fishing ma anche per il feeder fishing. E se il video vi è piaciuto lasciate like e condividetelo. Da Passione Carp Fishing è tutto, arrivederci alla prossima puntata.